devi tossire nel vomito, non farti prendere da panico, meglio seguire le regole, vedrai che ce la farai. E dai, lava le mani e non strofinare i tuoi occhi, attento a quello che tocchi, distanza di un metro almeno. E devi tossire nel gomito, non farti prendere dal panico, vedrai che ce la farai. E devi tossire nel gomito, non farti prendere dal panico, meglio seguire le regole, vedrai che ce la farai. E dai, lava le mani e non strofinare i tuoi occhi, attento a quello che tocchi, distanza di un metro almeno. E devi tossire nel gomito, non farti prendere dal panico, vedrai che ce la farai. Che caos. Cosa ci fai dentro il mio telefono? Oh, che bello rivederti. Ah, se tutti saremo rispettosi delle regole, presto tutto andrà bene, come avete scritto nei vostri striscioni arcobaleno. Oh, anche io sono a casa e ci sto volentieri, anche se è un po' difficile, ma ho ancora più tempo per fare sempre meglio la raccolta differenziata e per farmi venire nuove idee. E poi sto con osso, eccolo qua, e anche con i pesciolini non parlano, osso parla troppo. E poi leggo e guardo bellissimi documentari sulla natura, così immagino di essere nei posti incantevoli che vedo. Per fortuna che abbiamo il superpotere della fantasia, così possiamo usarla per viaggiare anche se stiamo a casa. Io, per esempio, ieri sognavo di essere al mare. Oh, che bello, ho anche cominciato a fare un lavoretto, guardate, adesso ve lo faccio vedere, per avere un po' di mare con me. All'inizio era solo una scatola e ora sta diventando il fondo del mare e ci ho messo anche sopra il mare, ci ho messo i miei pesciolini appesi che sembrano nuotare e ora ci metterò anche qualche altra pianta acquatica. Adesso sto facendo questo corallo che ho fatto col cartoncino, poi lo coloro con i pennelli, poi quando avrò finito farò una foto e la manderò via mail alla Raganella. Potresti farla anche tu! Giusto, potresti andare in balcone o in giardino quando c'è un po' di caldino, poi chiudi gli occhi e immagina il mare più bello che puoi, la spiaggia caldina per giocare, per correre, per fare i castelli, e poi i colori del cielo, delle nuvole e del mare. Ecco, lo senti adesso con i suoi pesciolini colorati, lo vedi? Che squizzano, guazzano lì dentro. Ecco, adesso che ce l'hai ben presente, puoi cominciare a fare il tuo mare. Fai il tuo mare, cerca una scatola e usa la tecnica che vuoi. Va bene anche una vecchia scatola da scarpe, uno scatolone, uno scatoloncino, quello che c'hai in casa. E poi puoi colorarla oppure fare un collage. Puoi fare il tuo mare anche con i pesci fatti con le costruzioni o con la plastilina, con la carta, riciclando i rifiuti. Usa la fantasia che l'abbiamo e usa quello che c'è in casa tua, senza comprare niente. E pensa tu a che cosa ci deve essere dentro al tuo mare perché sia bellissimo. Ognuno dentro al suo mare ci mette quello che vuole. In più, mi è venuta un'altra idea. Ho deciso anche di metterci un fogliettino, piccolino come questo, con un pensiero segreto per una cosa che farò per il pianeta non appena questa emergenza sarà finita. Gliel'ho scritto sopra, E poi lo nasconderò da qualche parte. Chissà, forse dietro la nave, dietro il delfino. Oppure ci potrei mettere una piccola scatolina e fare una specie di forziere dei pirati. Oppure lo potrei chiudere dentro una conchiglia come questa, ecco, ma non ci ho ancora pensato. E comunque è un segreto. Sapete cosa vi dico? Mi piace costruire questo mare, mi diverto proprio, mi aiuta a viaggiare con la fantasia. E poi anche perché del mare vero, come questo che sto costruendo e che puoi costruire anche tu, ci dobbiamo occupare noi, Io e anche voi e anche tutti gli altri, anche gli adulti.
siamo noi a decidere cosa ci va e cosa non ci va. E se vogliamo un bel mare, i rifiuti vanno nel posto giusto, ognuno nel suo cesto, nel cesto giusto. Poi anche perché con la raganella vogliamo fare un super lavorone. Scatta una foto al tuo mare e mandala alla raganella. Ecco, questo è l'indirizzo. cea.laraganella@unioneareanord.mo.it e scrivi anche il tuo nome, la classe, la scuola. Tutti assieme i nostri mari diventeranno un unico meraviglioso mare, il mare dei mari, pieno delle meraviglie che immaginiamo noi e delle nostre azioni segrete che faremo quando potremo tornare a uscire di casa. Oh, io adesso ho trovato qualche conchiglia che metterò Oh, il vostro mare lo potete fare da soli, con i vostri fratelli, con le sorelle, con i vostri genitori, e glielo potete raccontare anche a loro che per avere un bel mare bisogna scegliere cosa metterci con molta attenzione. E mi raccomando, usa pure quello che trovi a casa, è più che sufficiente, non c'è bisogno di andare a comprare nulla, usa la fantasia. Beh, adesso devo proprio andare, calmo. Voi cominciate a fare il vostro mare e non appena potete spedite una foto. E buona Pasqua e buone vacanze di Pasqua da parte mia e di tutto lo staff del CEAS La Raganella e anche da parte di Aimag, sì, e di Osso e anche dei pesci. Ciao a tutte e a tutti. Adesso vai a fare un giro che io conosco di fare il mio mare, oppure se vuoi puoi stare qui, ma però tranquillo.